Alla sua uscita nelle sale, avvenuta ormai quasi mezzo secolo fa, nel 1975, il film Picnic a Hanging Rock, basato sull'omonimo romanzo della scrittrice Joan Lindsay, portò all'attenzione mondiale il cineasta australiano Peter Weir come maestro di stile ed atmosfere. Sebbene privo di una tensione palpabile e di un finale definito, il film, nel corso degli anni, assurse allo status di cult, grazie anche alle suggestioni oniriche favorite da una fotografia preraffaelitica e vellutata. Film travolgente pur nel suo incedere lento, supportato alla perfezione da una colonna sonora che alterna melodie paganeggianti e gli arcadici flauti di Pan di Gheorghe Zamfir a sinfonie classiche, come Bach, Beethoven e Tchaikovsky. Picnic a Hanging Rock trae la sua linfa da quella coincidente oppositorum che secondo lo storico delle religioni romeno Mircea Eliade costituirebbe la massima espressione di quel mysterium tremendum et fascinans. Quelle totalmente altro, cui, a detta del teologo tedesco Rudolf Otto, la nostra civiltà dà comunemente il nome di sacro. L'intera narrazione si basa sulla cosiddetta opposizione dei contrari. Da una parte c'è il collegio femminile, in cui la vita delle giovani protagoniste procede secondo binari e regole ben definiti e intransigibili. È questa la cosiddetta vita reale, l'esistenza dell'individuo all'interno del patto sociale. Da questo punto di vista i personaggi non esistono per davvero, ma unicamente come marionette inserite in un sistema granitico e indistruttibile, o al massimo, come nel caso di Miranda, in guisa di idoli altrui. Dall'altra parte, in completa opposizione con la vita all'interno del collegio, vi è la natura ancestrale dell'entroterra australiano, che come nella migliore tradizione folk horror non è semplicemente territorio, quanto piuttosto spazio immaginifico. A landscape which effectively breaks down the main character's ego. Through contact with the ancient as well as the surreal and the supernatural. Secondo la definizione coniata da Adam Scoville, questa dicotomia fra l'aspetto dell'esistenza che viene considerato reale e quello che apparentemente parrebbe soprannaturale o surreale, ma che invece, in ultima analisi, si rivela essere ben più reale del primo, e la diversa attitudine dei personaggi del film nel considerare questa dicotomia nell'ambito della propria realtà, influisce fatalmente sui loro destini. Da una parte troviamo un esiguo numero di persone, la protagonista Miranda, le sue due amiche Marion e Irma e l'insegnante di matematica Miss McCrow, che si elevano sul modo di sentire generale, fondato sulla mediocrità e sull'asservimento a un patto sociale iniquo. E proprio per questo, al culmine di quella che appare come una vera e propria illuminazione, riescono ad accedere alla dimensione altra. Accesso che, fedelmente alla tradizione mitica, avviene per mezzo di un passaggio stretto all'interno della roccia. Dall'altra, vi è la grande maggioranza dei personaggi che, in seguito al miracolo della scomparsa dei primi, cadono progressivamente in uno stato che ha i contorni dell'incubo. Per chi non sospetta l'esistenza di una dimensione altra ontologicamente diversa rispetto a quella che siamo soliti percepire come realtà, l'ingresso del totalmente altro nella grigia vita quotidiana ha i caratteri dell'insopportabilità e dell'esecrabilità. Il sacro, irrompendo all'improvviso, come è naturale, nella vita di tutti i giorni, la sconquassa da capo a piedi per chi non ha mai esplorato le sue vie, e per chi pur avendone avuta l'occasione si rifiuta di percorrerle, come accade a Edith. Da una parte, il primo gruppo di personaggi riesce ad uscire, metaforicamente e fisicamente, dallo squadrato mondo della società civile e dall'opprimente microcosmo del rigido collegio di Appleyard. Dall'altra, le compagne Edith prima e Irma poi torneranno nella loro culla di apatia ed insoddisfazione, ferite dall'esperienza comunque folgorante, l'aver avuto la possibilità di scorgere la luce, sebbene per un fugace istante, ma completamente ignare del senso sacrale della medesima, rimanendo così fatalmente legate alla realtà umana e quotidiana. Persino il collegio, roccaforte inespugnabile del viver civile, di colpo si disgrega non appena il totalmente altro fa la sua comparsa nella vita dei suoi inquilini. Vengono meno i basilari rapporti di fiducia, le famiglie ritirano le proprie figlie, la dispotica direttrice Mrs. Appleyard si dà all'alcol e confessa abitudini sessuali peculiari di cui nessuno avrebbe mai avuto il minimo sentore. Eppure, la disperazione colpisce solo questi personaggi che sono, per così dire, rimasti indietro. Non invece Miranda e le altre scomparse, anche se una di loro ritorna improvvisamente al di qua.
E proprio l'inaspettata ricomparsa di Irma ci consente, se non di comprendere razionalmente cosa sia successo alla giovane in seguito alla sua sparizione dal nostro mondo, d'altronde il sacro per sua stessa natura è concettualmente inesprimibile, se non altro di focalizzare l'attenzione su qualche caratteristica di questo al di là in cui la ragazza è stata ospite per giorni, e in cui lo sono ancora Miranda, Marion e Miss McCraw. La totale assenza di terriccio e graffi sui piedi della rediviva Irma ci porta a ritenere che simbolicamente in questa dimensione altra non si cammini come nel nostro mondo, ma piuttosto ci si elevi in volo. In altre parole, all'altro mondo si può accedere solo in spirito e non altrimenti. Infatti, nella scena clou in cui le tre ragazze, entrando nell'apertura sulla vetta di Hanging Rock, scompaiono alla vista della timorosa Edith, esse sembrano effettivamente fluttuare, piuttosto che camminare. Il tempo appare del tutto sospeso, e il grido di Edith esprime il suo totale disappunto e orrore per quanto si sta verificando. E d'altronde, quel giorno, il tempo davvero si è fermato. A poca distanza dall'arrivo della comitiva presso il luogo deputato al picnic, tutti gli orologi si fermano sulla stessa ora, mezzogiorno in punto. Anche questo orario non è, ovviamente, casuale. Il meriggio, ora in cui il sole si trova al suo zenith nel cielo, nella sua assoluta assialità, è anche il momento in cui i corpi fisici non producono ombre. Un momento dunque di perfetta stasi, assai favorevole per l'ingresso del totalmente altro nella vita quotidiana. A riguardo, rimandiamo agli studi di Roger Cagua sull'argomento, che ci ricorda come anche il filosofo idealista Friedrich Schelling riconobbe nel sonno meridiano di Pan, tutto ciò che si muove invisibile e che l'uomo percepisce attorno a sé, nella pace della natura. Ne consegue che il mezzogiorno è un'ora di passaggio, dunque un momento critico. Anche il filologo latino Servio riconobbe nel mezzogiorno l'ora privilegiata dell'irrompere del sacro nella vita quotidiana. Infatti allora generalmente si scorgono i numi. Peter Weir mette in risalto sin da subito che lo spazio-tempo della natura, del mito e del sacro, differisce totalmente da quello umano, e lo fa simbolicamente capire allo spettatore con l'espediente degli orologi che si arrestano fatalmente non appena giunti presso Hanging Rock. Come se tal luogo fosse appunto un'altra dimensione a sé stante. È significativo, inoltre, che i fatti si svolgano nel primo anno del secolo, ci troviamo quindi alloiato tra due cicli e tra due mondi. Ragion per cui, agli eletti, diviene possibile accedere a una dimensione superiore. Anche la data non è casuale, San Valentino è la versione cristianizzata di Eros Protogonos, divinità primigenia della procreazione e dell'origine della vita nella cosmogonia orfica. Per gli antichi orfici, Eros Protogonos era la controparte maschile di Afrodite Urania, equivalente alla dea Venere dei Romani, che nel film è rappresentata simbolicamente dalla protagonista Miranda, riconosciuta persino da Mademoiselle de Poitiers come una sua epifania. Adesso so che Miranda è un dipinto del Botticelli. Ci stiamo pian piano avvicinando al fulcro della nostra analisi. Ma prima, a proposito della tematica del tempo, è bene fare qualche precisazione supplementare. Gli orologi come simbolo del tempo lineare compaiono più volte nel film, e l'attitudine dei vari personaggi nei loro confronti dice molto sul loro destino. Un concetto su cui, tra l'altro, discutono le collegiali prima di sparire per sempre. Così vediamo che, se da una parte Miranda non porta più l'orologio perché non ne sopporta il tic-tac sul cuore, dall'altra Irma afferma che se ne possedesse uno, lo porterebbe sempre, persino in bagno. Da questa lettura si può evincere perché quest'ultima, a differenza di Miranda, non sia in grado di persistere nella dimensione altra e superiore, e dopo un po' ne sia come rigettata. A un livello ancora più basso, la direttrice Mrs. Polliard scandisce la vita del collegio per mezzo di un grande pendolo ligneo che arreda il suo ufficio. Guarda caso posto proprio vicino a sinistre foto, in bianco e nero, di gente trapassata. Gli orologi, e quindi il tempo lineare, appaiono dunque connessi simbolicamente alla morte. Mentre la vera vita, all'assenza di un tempo vero e proprio, o per meglio dire a un tempo ciclico, sospeso, sacro, il tempo mitico. Tornando alla ricomparsa di Irma,
È curioso notare come sulla sua fronte faccia mostra di una misteriosa ferita sanguinante di cui il dottore non riesce a spiegare le cause. La troviamo anche, identica, sulla fronte del giovane Michael Fitzhubert, che su quelle rocce era andato a cercare le collegiali scomparse, come mosso da una volontà sovrannaturale. Ed è proprio quella ferita, che tanto ricorda il terzo occhio della tradizione esoterica, che gli permette di sperimentare la visione di ciò che è accaduto alle collegiali negli ultimi istanti della loro esistenza in questo piano, come in una visione remota. Sono questi temi prettamente sciamanici su cui ci siamo dilungati altrove, e di cui non è necessaria in questa sede una ripetizione. Basti solo sottolineare come le tre ragazze, appena prima di scomparire, caschino improvvisamente in una trance statica, ottenuta sia mediante la danza che mediante uno stato di riposo totale, il che è perfettamente in linea con i dettami dello sciamanesimo di tutto il mondo. Egualmente si dica dell'appena menzionato Michael, negli istanti che precedono la sua visione. Infine, persino Miss McCrow, durante la mattinata, appare in uno stato di trance catalettica. Sia sul cocchio quando espone alle sue alunne la storia geologica del sito verso cui sono dirette, sia quando, proprio appena prima di prendere l'apparentemente inspiegabile decisione di togliersi le vesti, appare in estasi davanti a una raffigurazione geometrica rappresentante l'unione del cerchio col triangolo. L'ascesa di Hanging Rock, d'altronde, ha tutto il crisma dell'esperienza iniziatica. Già Mircea Eliade e René Guénon, giusto per portare due esempi tra i più noti, si soffermarono sul simbolismo della salita del monte, simbolo dell'Axis Mundi, alla cui estremità il contatto con il sacro diventa possibile, dal momento che una volta in vetta ci si trova idealmente al centro del mondo. Scrive Mircea Eliade a proposito del significato esoterico dell'ascensione. La scalata, o l'ascensione, simboleggiano la via verso la realtà assoluta. E, nella coscienza profana, accostarsi a questa realtà provoca un sentimento ambivalente di paura e di gioia, di attrazione e di repulsione. Inoltre, a proposito della valenza metafisica del centro, Eliade chiosa. Un centro rappresenta un punto ideale che non appartiene allo spazio profano e geometrico, bensì allo spazio sacro, e in cui può realizzarsi la comunicazione con il cielo o l'inferno. In altri termini, un centro è il luogo paradossale della rottura dei livelli. Il punto in cui il mondo sensibile può essere trasceso. Per il fatto stesso di trascendere l'universo e il mondo creato, si trascende il tempo e la durata, e si ottiene la stasi. L'eterno presente atemporale. Gli stessi studiosi rilevano anche il topos dell'ingresso nella caverna all'interno della montagna. Un'ascesa che è contemporaneamente una discesa dentro se stessi, nel grembo materno della roccia, sostanza incorruttibile e indifferente al passare del tempo. Questa caverna o pertugio nelle rocce, attraverso cui Miranda e le altre ascendono, è il cosiddetto passaggio stretto della tradizione sciamanica, il foro attraverso cui si accede all'altro mondo. Foro che rimane aperto solo per pochi istanti, per poi richiudersi immediatamente. È questo il topos del filo del rasoio, del passaggio difficile, del ponte stretto, della cruna del lago, e via discorrendo. In ciò ravvisiamo l'importanza del cader giusto nel tempo, quello che i pitagorici definivano kairos, il tempo giusto per compiere un'azione, spesso di vitale importanza. Con le parole di Giorgio de Santillana, autore di Il mulino di Amleto e di Fato antico e Fato moderno. Non conta la preghiera o la speranza, non vi si tratta che di esattezza, di puntualità agli appuntamenti del Kairos, la periodicità giusta che vi fa cadere a posto, lì dove il fato vi attende. O, altrimenti, si è ripresi nella bufera del tempo. C'è un tempo e un luogo giusto perché qualsiasi cosa abbia principio e fine, lassù. Ritorniamo ora alle osservazioni di Mircea Eliade, che reputiamo di primaria importanza per la comprensione del significato più profondo di Picnic ad Hanging Rock. Colui il cui pensiero è stabile e per il quale il tempo non scorre più, vive in un eterno presente, nel nunc stans. Un istante qualsiasi può diventare il momento favorevole, l'istante paradossale che sospende la durata e proietta nel nunc stans, in un eterno presente.
Questo eterno presente non fa più parte del tempo e della durata. Il momento favorevole dell'illuminazione è da paragonare al lampo o all'estasi mistica, che comunica la rivelazione, e che si prolunga paradossalmente fuori dal tempo. Nell'eterno presente atemporale sperimentato dalle collegiali sui pinnacoli di Hanging Rock, in uno stato di solitudine assoluta e di comunione diretta con la natura ancestrale, celebrata con danze sostenute da ineffabili flauti panici e dionisiaci, c'è tutta l'atmosfera paradisiaca dell'Arcadia, locus idilliaco ed onirico del mito ellenico. L'aspetto atemporale dell'esperienza è sottolineato anche dalla frase pronunciata da una delle ragazze. Un milione di anni. Solo per noi. Le collegiali, forse inconsciamente, sembrano consapevoli di stare per uscire dal tempo samsarico e di essere in procinto di sperimentare l'accesso a una dimensione sopraelevata, o il ritorno all'origine. Il personaggio di Miranda, interpretata da Anne-Louise Lambert, si trova indubbiamente al centro della conflagrazione degli eventi. È lei la più eterea e angelica delle studentesse del collegio di Appleyard, che è letteralmente il giardino delle mele. Vale a dire, una versione profana del giardino delle Esperidi e del mito greco e dell'isola di Avalon del mito bretone, entrambi mondi atemporali. Al tempo stesso, è anche quella che maggiormente si distacca dagli schemi prestabiliti e che rifiuta le convenzioni sociali. Significativamente, in una delle scene conclusive della pellicola, Sara dirà di Miranda che non è andata lì per caso e che conosce cose che pochi altri conoscono, segreti. Nel personaggio di Miranda possiamo riconoscere simboli antichissimi di cui possiamo solo supporre Peter Weir fosse consapevole. D'altra parte, spesso i simboli agiscono in modo inconsapevole ai loro stessi evocatori, dunque di ciò non dovremmo sorprenderci. Miranda ha tutti i crismi di una epifania apollinea ed iperborea. Fin dalle prime scene, le viene associato il cigno come doppio. La vediamo per esempio pettinarsi allo specchio, e il suo volto appare vicino a una fotografia del volatile iperboreo per eccellenza. Nelle battute finali, l'amica Sara prega una sua effigie accanto a cui, nuovamente, è stata apposta una statuetta del medesimo animale. Ma c'è molto di più. Weir, infatti, ci mostra in più di un'occasione, grazie all'espediente visivo della sovrapposizione, l'intercambiabilità effettiva di Miranda con il cigno apollineo. Proprio in tale forma si mostra lo sguardo di Michael in una scena altamente significativa. Dove prima c'era Miranda, improvvisamente appare un cigno, poi scompare anche quello e nulla rimane. Miranda è ritornata all'altro mondo. Comprendiamo così che, ben lungi dall'essere morta, Miranda vive ancora in una forma ontologicamente superiore e più sottile di quella umana, e può in tal modo apparire nei sogni delle sue compagne o sotto forma di epifania teriomorfa a chi davvero sappia connettersi con lei. Che si tratti di un tema mitico non ci possono essere dubbi. Il folklore euroasiatico abbonda di racconti sul tema della metamorfosi delle fanciulle divine in forma di cigno, di cui si possono citare a titolo di esempio le fravarti iraniche, le quali si presentano all'umanità in sembianza di cigni, mutandosi poi, in luoghi appartati, in genere nelle vicinanze di specchi lacustri, per apparire, infine, come fanciulle di una bellezza fatata e quasi evanescente. Tali fanciulle divine, nella tradizione euroasiatica, si configurano come messaggeri dell'altro mondo, quello iperboreo, connesso al topos dell'assialità e del polo, che percorrono le rotte ultraterrene per visitare i puri e portare il loro consiglio in caso di travaglio. La favola dei cigni selvatici di Andersen riesce ad esprimere poeticamente questo passaggio senza perdere alcunché dell'allusività simbolica del tema. In particolare, una frase messa in bocca alle creature cigno appare quasi un viatico per comunicare nel migliore dei modi i contenuti del passaggio tra questi due mondi. Noi vogliamo come cigni, mentre il sole splende alto nel cielo. Noi non abitiamo qui. Una terra, bella quanto questa, si stende dall'altra parte del mare. Si potrebbe concludere che in Picnic ad Hanging Rock, il dio Apollo si riveli nitidamente solo a Miranda e alle altre scomparse. Le uniche che abbiano svelato il suo enigma da risolvere.
per chi non sia stato in grado, rimane appunto l'inconcepibile interrogativo su cosa sia realmente accaduto. Il mistero, saggiamente, non viene mai risolto all'interno della narrazione del film. E, d'altronde, come potrebbe? La risoluzione del mistero, infatti, va ben oltre il raziocinio, e di conseguenza, mai potrà essere compresa da chi solo in base al medesimo rifletta e agisca. L'oracolo è interpretabile solo da chi si dimostrerà in grado di coniugare sacralmente i due modi di esistenza, il tempo lineare e il tempo sacro, la storia e il mito. Una coincidentia oppositorum che si realizza anche nella duplicità di Apollo, racchiusa simbolicamente nei suoi due oggetti sacri, l'arco e la lira. L'arco, che colpendo il predestinato con la freccia dell'illuminazione, similmente alla folgore, lo rapisce a questo mondo per condurlo in uno più elevato, la Avalon Iperborea. La lira, che con la sua musica soave culla l'anima posseduta da Apollo e ne favorisce l'ascensione all'estremità assiale dell'Axis Mundi. Armonia di contrasti, come quella dell'arco, con la lira. Unicamente realizzando la coincidente oppositorum, si può volare fino all'Apollineo regno polare al di fuori dello spazio-tempo e sperimentare il totalmente altro. Solo allora diviene possibile comprendere la verità ultima, che in Picnic ad Hanging Rock viene beffardamente esposta subito all'inizio, per mezzo di una citazione shakespeariana, presa in prestito da Edgar Allan Poe, da una voce fuori campo. What we see, and what we seem, are but a dream within a dream.